Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo una canzone bellissima di Bob Marley che è Redemption Song. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi nella strofa che sono Sol maggiore, quindi Sol, Si, Re, se questo dove ci sono i due tasti neri a sinistra è il Do, Re, Mi, Fa, Sol, quindi Sol, Si, Re. Poi avremo il Mi minore andando indietro, Sol, Fa, Mi, Sol, Si, queste tre note formano il Mi minore. Poi Do maggiore, che conosciamo, Do Mi Sol, e poi avremo il La minore, quindi Sol La, La Do Mi, La minore, e poi dopo si aggiungerà soltanto un accordo che vediamo in seguito. E la canzone fa così: Hold Paris, yes, the rubber, sold it at the merchant ships. Come avete visto, Do, Sol, La minore, il Do e il Sol fanno un movimento per accordo, mentre gli altri accordi fanno due movimenti. Quindi ripetendo: Hold Paris, yes, the rubber, sold it to the merchant ships, minutes of the day to come. Ancora: From the bottomless pit, but my hand was made strong by the end of the Almighty. Ora qua il Do dura due volte e mette il Re maggiore, Re, Fa diesis, La, rimane One to help to sing these songs of freedom, 'cause all I have had redemption songs, redemption songs. Poi riprende Emancipate yourself, eccetera. Quindi, come avete visto, Do e Re sono sempre di passaggio e poi una volta Sol e una volta Mi minore nel ritornello. Poi si ripete la canzone e c'è un momento in cui c'è uno stacco dove fa Mi minore, Do e Re. Quattro volte. Emancipate yourself from mental slavery, nobody ourselves can free our mind. Insomma, la canzone poi si ripete sia nella strofa che nel ritornello, sempre allo stesso modo. Bene, come abbiamo visto, anche questa era una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio comunque in descrizione il link su dove trovare il testo con gli accordi, poi due link per imparare gli accordi al pianoforte ed in più la diteggiatura per entrambe le mani. Ciao ciao, alla prossima!